Permetta di aggiungere in termini di fatto e di diritto due punti, signora Presidente. Il primo riguarda la sentenza 225 della Corte Costituzionale del 1974, alla quale si sono riferiti anche gli altri colleghi. Questa sentenza dice esplicitamente che le condizioni minime necessarie perché il monopolio statale possa essere considerato conforme ai principi costituzionali prevedono che gli organi direttivi dell'ente gestore non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione esclusiva o preponderante del potere esecutivo. Esattamente il contrario di ciò che prevede questo disegno di legge, come è stato ben ricordato anche al vicepresidente emerito Cheli. Siamo di fronte a un servizio pubblico, signora Presidente, concludo. Servizio pubblico non vuol dire che appartiene al governo, vuol dire che è rivolto al pubblico. Un'agenzia governativa come la RAI si appresta a diventare avrà come unico interlocutore il Presidente del Consiglio dei Ministri di turno. La ringrazio, deputato Fava. E ora chiede di intervenire il deputato Rocco Buttiglione. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. Io sono incline a riconoscermi nell'inizio dell'intervento del collega Rampelli. Dopo tante discussioni, la montagna ha partorito il topolino. Sono meno incline a riconoscermi nella continuazione dell'intervento, perché se la montagna ha partorito un topolino, è davvero questo topolino che minaccia la libertà degli italiani? Siamo seri. È una riforma molto limitata, mi auguro l'inizio di un processo riformatore, che rafforza i poteri del direttore generale che diventa amministratore delegato, dandogli gli stessi poteri che ha l'amministratore delegato in qualunque azienda, per garantire l'unità della conduzione dell'azienda stessa. Nulla di più, nulla di meno. Si è citata, sento citare, la sentenza 225 del 74, la quale, ripeto, vuole escludere che preponderanza del potere esecutivo all'interno della RAI. La preponderanza del potere esecutivo, onorevole Fava, io vedo che la preponderanza del potere esecutivo diventa invece, che è da bandire, diventa invece non la presenza preponderante addirittura del potere legislativo, ma il divieto che esista una maggioranza fatta dalla connessione governo-maggioranza parlamentare. No, è un'altra cosa. È evidente che in Consiglio di amministrazione ci deve essere una maggioranza fatta dalla maggioranza parlamentare più l'esecutivo. L'esecutivo è lì perché c'è una maggioranza parlamentare. Diremo che la maggioranza nel Consiglio di amministrazione deve avere la minoranza parlamentare? Mi pare una tesi difficile da sostenere. Sempre che si rimanga all'interno del modello, peraltro confermato dalla successiva sentenza 194 del 1987, per il quale vogliamo un prevalente controllo parlamentare. Perché certo, si potrebbe immaginare, io immaginerei volentieri, un controllo fatto da un'assemblea composta da rappresentanti della società civile per depoliticizzare la RAI. Si vuole una conduzione unitaria per evitare quello che avviene fino ad ora, cioè che la RAI sia divisa in una serie di principati semi-indipendenti, ognuno dei quali ha un referente che è esterno all'azienda. Vogliamo perpetuare questo sistema? Magari sostituendo ai socialisti di ieri i grillini e ai comunisti di ieri, non so, Sell? Mi pare improponibile. La società di ieri poteva legittimare una tripartizione di quel tipo perché c'erano forti culture popolari radicate, non solo forze, e forze politiche. Oggi quelle forze politiche non esistono più e le culture si sono molto mescolate. Vedo che si solleva la questione per la quale sarebbe incostituzionale il fatto che i rappresentanti vengano designati con voto limitato. Il voto limitato è fatto per garantire la rappresentanza delle minoranze. Anche con una legge elettorale maggioritaria, maggioritario vuol dire il 55% va a chi, al partito di maggioranza, gli altri hanno il 45%. Con voto limitato gli altri hanno diritto ai loro rappresentanti. Certo, se qualcuno ha in mente che l'opposizione deve essere frammentata e non può raggiungere nessun accordo al proprio interno per eleggere i propri rappresentanti, c'è il rischio che tutti i rappresentanti rielegga la maggioranza. Ma la colpa sarà dell'opposizione, di una concezione sbagliata, antidemocratica, autoritaria, tendenzialmente totalitaria dell'opposizione, la quale vieta di parlare con altri e di fare accordi con altri. Non si può far carico alla legge di rispettare una concezione dell'esercizio dell'opposizione che non sta né in cielo né in terra. Non è quello
ciò che aiuta la democrazia italiana. Si dice che non c'è una perfetta simmetria tra, cioè che non ci deve essere una perfetta simmetria tra le modalità di nomina e le modalità di revoca dei consiglieri, ma le modalità di nomina e di revoca rimangono le stesse anche in questa legge. Qualche attenzione maggiore merita l'obiezione che potremmo entrare in contrasto con la normativa europea. C'è un emendamento della Commissione che parzialmente risponde a questa obiezione e non dimentichiamo, la normativa europea contempla l'eccezione culturale. Nell'ambito della gestione dei beni culturali, e la RAI è un bene culturale, le regole del mercato devono essere rilette perché sono in gioco valori di livello più elevato, valori di identità e di costituzione dell'identità nazionale. Per tutte queste ragioni crediamo che sia francamente esagerato porre l'incostituzionalità su questo provvedimento e noi voteremo contro questa pregiudiziale di incostituzionalità. La ringrazio. E adesso come ultimo intervento il deputato Roberto Rampi. Prego, ne ha facoltà. Sì, Presidente. Nelle diverse pregiudiziali è stato citato più volte il tema del pluralismo, della libertà dell'informazione, un tema che a noi sta molto caro, tant'è che pochi giorni fa abbiamo respinto un provvedimento di legge che minava pesantemente questo principio, proposto peraltro da uno dei gruppi che ha proposto la pregiudiziale, che magari se l'avesse letta prima avrebbe potuto capire il perché della nostra contrarietà. Però la tutela del principio della libertà e dell'indipendenza non passa sicuramente solo e principalmente dalla forma di governo dell'azienda pubblica di radiotelevisione. Non solo e non principalmente, però oggettivamente passa anche da lì. Un'analisi non pregiudiziale delle questioni pregiudiziali, che non le trasformi, come a volte sembra in questo